Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Da adolescente mi sembrava abbastanza chiaro che la strada che avrebbe reso felice la mia vita era quella del matrimonio, della famiglia, che sognavo anche numerosa. Poi però lo Spirito Santo mi ha guidato ad un incontro più profondo con Gesù, a desiderare di conoscere più da vicino la vicenda umana e spirituale di Francesco d'Assisi. E si è servito anche della mediazione di alcune persone per aiutarmi ad ascoltare e a riconoscere la voce del Signore che mi invitava a seguirlo nella vita consacrata. In fondo, ciò che mi attirava e che continua ad attrarmi oggi è la possibilità di dare vita, di dare la vita. Non è che il mio eccomi sia stato privo di paure, di domande, di incertezze, e il rischio che ho corso è di guardare alla vita consacrata solo come a una privazione, a vedere i voti di obbedienza, povertà e castità in forma negativa e non vivificante quali sono. Ma del resto ogni vocazione, ogni scelta comporta delle rinunce. Ci sono dei no che sono conseguenza dei sì che desideriamo assumere e che ci danno la forza per lasciare da parte altre esperienze, altre strade. Mi sono sentita chiamata a far parte della congregazione delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore, ed è proprio il carisma missionario che mi ha fatto sentire che la vita consacrata è carica di vita. L'esempio di tante suore che, vincendo paure, hanno annunciato Gesù, hanno teso le loro mani verso i più poveri, in posti molto scomodi, che hanno visto in anticipo possibilità e cammini quando avrebbero potuto vedere solo problemi e rinunciare alla missione, ecco, il loro esempio ha toccato la mia anima ed il mio cuore. Un altro rischio che ho corso è di, entrando in convento, di avere uno sguardo sterile sulle persone che andavo ad incontrare. E per sguardo sterile intendo potevo vedere solo persone che stanno invecchiando, parlo almeno per il contesto italiano ed europeo, ed invece sono persone che hanno dato la loro vita nel nome del Signore, indifferenti alla notorietà, cioè consapevoli di essere solo strumenti e non protagoniste della missione. Al Signore chiedo sempre questa grazia di aiutarmi a stare nella sua volontà. Ed è bello ripetere come Maria: avvenga per me secondo la tua parola. E tu, questa sera, cosa vorresti chiedere al Signore per la tua vita?